Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Se anche voi vorreste un calcio all'insegna della trasparenza e dell'equità, unitevi a noi. E prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Le dichiarazioni di Paolo Leonardo Di Nunno, presidente dell'Ecco, pubblicate su Ilove Palermo Calcio, stanno già facendo parlare di sé. Non c'è dubbio che la recente sconfitta dei Blu Celesti contro il Palermo abbia aggiunto ulteriore tensione al club. Con soli 21 punti in classifica e la discesa verso la zona retrocessione, sembra che il Lecco sia in una situazione critica. Di Nunno, già noto per un'eccentrica incursione in campo nella scorsa stagione di Serie C, ha ora condiviso le sue opinioni sulla recente sconfitta subita contro il Rosanero di Corini. Il risultato è ingiusto. Abbiamo preso un gol con un tiro. Mi aspettavo un gran Palermo, ma i Rosanero non hanno dominato. La reazione della mia squadra c'è stata, ma senza fare gol siamo destinati a retrocedere. I nostri avversari hanno sfoggiato anche un grande portiere. I nostri sono da Serie D. Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. Quali sono le preoccupazioni di Di Nunno? Il vulcanico proprietario dell'Ecco ha condiviso le sue opinioni sul futuro del campionato che attende la squadra. Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite. Ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti. Ma perché ho deciso di parlare quest'oggi? La risposta è netta. Il mio gesto nasce dal fatto che sono stanco di pagare ammende per certi comportamenti. Le mie erano parole solo per sensibilizzare il pubblico a tenere una condotta corretta. Invece sono stato aggredito e sono dovuto uscire scortato. Poi dopo ho ricevuto le scuse di chi mi ha aggredito, ma questo conta poco. Sarò dell'Ecco fino a fine anno, poi andrò via. I giocatori e i tecnici tesserati dell'Ecco hanno risposto prontamente attraverso un comunicato emesso dall'Assocalciatori, manifestando una posizione decisa ed il loro profondo disorientamento e sconcerto per le affermazioni fatte dal presidente Paolo Leonardo Di Nunno. Nella nota, nel dettaglio, i tesserati dell'Ecco hanno puntualizzato le affermazioni riguardanti un presunto coinvolgimento dei tesserati in condotte illecite sono semplicemente diffamatorie. Nessuno deve o dovrà mai mettere in dubbio il nostro impegno sul campo, la nostra lealtà e la nostra trasparenza. Respingiamo dunque fermamente le illazioni del presidente, lesive della nostra reputazione, parole che gettano discredito sul lavoro svolto da ogni singolo membro della squadra e sull'immagine del nostro club nel suo complesso. Il nostro gruppo è unito e determinato per continuare con il massimo impegno a inseguire una salvezza che a molti sembra impossibile e per difendere l'onore della nostra squadra, della nostra città e dei nostri tifosi, certi di poter sempre onorare sul campo la maglia che indossiamo fino all'ultimo minuto. Cosa ne pensate di questa vicenda? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Grazie!